Buongiorno, simpaticissimi amici miei, simpaticissimi amici del canale Telerete Channel su YouTube. Alessandro Parise vi saluta e oggi festeggia la 25ª recensione di un film, praticamente la recensione di Argento. E voglio condividere la soddisfazione di aver fatto tutto questo lavoro con voi che mi state a guardare, che state a guardare i miei video. Vi voglio troppo bene e iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale. Tanto è gratis e non vi arriverà nessuna notifica se non cliccate la campanella. Per cui, cosa state aspettando di iscrivervi? Oggi parlerò del film Checco Zalone, Sole a catinelle, presentato da Pietro Valsecchi come produttore e con la regia di Gennaro Nunziante. Oh, questa recensione di questo film ve la posso fare tranquillamente a carte scoperte, perché tanto il film è stato dato e ridato in televisione su Canale 5, reti Mediaset, e quindi sicuramente molti di voi, insomma, l'avranno già visto. Io ho avuto il privilegio di guardarlo al cinema la prima volta. E insomma, ci si innamora di Checco Zalone. È un attore veramente, è un genio, è simpaticissimo ed è riesce in quell'intento di far ridere, e che non è facile, non è per niente facile. Ci sono tanti attori comici, ma non è che tutti facciano ridere. Far ridere è veramente complicato. E nello stesso tempo è una cosa semplice ma geniale. Non tutti ci riescono, Checco Zalone invece sì. Quindi un super applauso a Luca Medici. In questo film, Sole a catinelle, Checco Zalone è un padre di famiglia, è sposato con un'operaia. E ha un figlio che si chiama Niccolò. L'unico problema che incorre nella vita di questa tranquilla famiglia è che Checco Zalone perde il suo lavoro, e l'unico lavoro che trova come rincalzo è quello di venditore di aspirapolveri. Un lavoro che tutti quanti noi giovani sappiamo ci viene proposto molto facilmente, ma che la maggior parte delle volte non porta a nessun risultato, soprattutto a nessuna soddisfazione personale. Però Checco Zalone, nel suo ruolo di sempliciotto ignorantone, apprezza anche questo suo ruolo di venditore di aspirapolveri, però non si rende conto che il suo successo è dovuto solo al fatto che i parenti lo aiutano e comprano le aspirapolveri a go-go. E quindi vince premi su premi e, indebitandosi, comincia a darsi al consumismo più sfrenato, tipico di noi occidentali. Compra tutto quello che magari neanche gli serve, e solo che dopo un po' gli staccano la luce perché non può più pagare i vari debiti delle finanziarie. E però nel frattempo aveva promesso a suo figlio Nicolò che qualora avesse preso una pagella da record, quindi con tutti i 10, gli avrebbe regalato una vacanza indimenticabile. Quando il figlio Nicolò prende la pagella da tutti i 10, perché è bravissimo, intelligentissimo, tra l'altro è bravissimo l'attore che recita la parte di Nicolò, e quindi si merita la propria vacanza indimenticabile, Checco Zalone in crisi non sa come giocarsela, perché addirittura nel frattempo si è separato
dalla moglie e mangia la Caritas addirittura. È ridotto in questo modo. E quindi decide di portarlo anche per provare a vendere qualche aspirapolvere, a piazzare qualche aspirapolvere finiti i parenti che abitano al nord. Decide di partire con lui verso il sud, in Molise, da una sua zia taccagna, con la tipica mentalità provinciale meridionale, e questa vacanza ovviamente sarà un vero e proprio fiasco, in cui il rapporto tra padre e figlio rischierà di essere molto inclinato. Però tutto si aggiusta quando Checco e Nicolò conoscono un bambino che soffre di mutismo selettivo. Conoscono anche la madre di questo bambino. Miracolosamente Checco lo fa parlare. E tutto questo svolta la trama del film verso il divertimento più sfrenato e anche qualche lusso che non manca. Una trama genuina, onesta, sincera e soprattutto in chiave comica, riuscitissima. Un 10 e lode per questo film. La battuta più bella è quando quelli di Equitalia suonano alla porta di Checco Zalone vestiti in giacca e cravatta. E lui aprendo dice: "No, no, no, grazie, noi siamo cattolici." E questa è la battuta più bella, veramente. Ma ce ne sono tante altre, fa veramente tanto ridere questo film, merita tutti i record di incassi che ha fatto al cinema. Un film per tutti, per tutta la famiglia. Quindi volete passare una domenica in famiglia guardando un bel film? Noleggiatelo, compratelo, perché anche se lo danno molto spesso in televisione, vi svelo questo particolare che io lo vedo sempre quando lo danno in televisione, nonostante io abbia il DVD, quindi lo posso vedere quando voglio senza neanche la pubblicità, però quando lo danno in televisione, comunque spesso e volentieri lo guardo e ancora ancora mi fa ridere. Grande Checco Zalone, un mito. Amici, mi sono dilungato parecchio, ma ne valeva la pena per sole a catinelle. E un abbraccio e vi voglio bene, vi aspetto alla prossima recensione, ma nel frattempo non perdetevi la magica storia di Greta Thunberg, la parodia di Greta Thunberg. E tante altre cose divertenti sul mio canale. Iscrivetevi. Ciao, un bacio, Alessandro. Ciao.